Cantante, ma anche attore, conduttore televisivo e radiofonico. Amatissimo. È Johnny Dorelli, stasera 4 ottobre in TV su Rai 3, ospite di Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio. Nato a Milano nel 1937, il suo vero nome è Giorgio Domenico Guidi. Primo successo della sua carriera nel 1956 con la canzone Calypso Melody, dopo aver studiato a New York contrabbasso e pianoforte. Partecipa al Festival di Sanremo presentando con Domenico Modugno nel Blu dipinto di blu. Colleziona altri successi, presenta trasmissioni televisive e radiofoniche. Poi diventa attore di alcune commedie italiane. Tra i film più noti Una sera ci incontrammo, La presidentessa e Sesso e volentieri. E tanto, tanto altro ancora sempre sull'asse musica, cinema, televisione e radio. Qualche anno fa il ritiro dalle scene. La vita privata. Il primo grande amore è Lauretta Masiero, da cui nel 1967 ha un figlio, Gianluca. Si lasciano quasi subito e nel 1972 Dorelli si sposa con l'attrice e cantante Katrin Spar, nasce Gabriele. Anche in questo caso il matrimonio arriva al capolinea, nel 1979. Si innamora poi di Gloria Guida, che sposa nel 1991 ed è la sua attuale compagna. Da lei ha avuto Gwendalina,